Ed ora parliamo del progetto Airone che è stato presentato questa mattina a Campobasso. Voglio tornare ad essere felice, prospettive di felicità per gli orfani di femminicidio. L'importante progetto interessa tra le regioni Abruzzo e Molise. Sentite Alessandro Adam. Progetto Airone, voglio tornare ad essere felice. Prospettive di felicità per gli orfani di femminicidio. L'obiettivo? Sviluppare un modello flessibile e personalizzato di intervento multidisciplinare a sostegno di ciascun organo di crimine domestico. L'importante e delicato progetto interessa le regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Toscana ed Umbria. Un progetto finanziato dall'impresa sociale con i bambini, con il Fondo per il contrasto delle povertà educative e che ha come capofila l'associazione Il Giardino Segreto, che si occupa di orfani di femminicidio e dei loro affidatari, dei loro familiari, delle loro famiglie affidatarie, si occupa di svariate azioni che soprattutto hanno lo scopo di restituire il diritto alla felicità dei bambini. Il claim, il motto di questo progetto è "Io voglio tornare ad essere felice", perché questa, ecco, è una frase che uno di loro, uno dei bambini affidati al Giardino Segreto, ha riferito, ha posto proprio questa domanda di essere aiutato a recuperare le redini del proprio futuro, della propria vita, e noi con un'equipe multidisciplinare che finalmente è stata costituita anche in Molise. I numeri in Molise non sono allarmanti. Non sono allarmanti perché le cronache non ci restituiscono casi di orfani di femminicidio, per fortuna, però è un servizio che in ogni caso è presente sul territorio dato proprio i numeri allarmanti a livello nazionale. Quindi è stato importante vedere il Molise, nonostante non ci siano questi numeri, speriamo anche in futuro.